Ben ritrovati amici di Manga Forever. Oggi parliamo di Dylan Dog numero 364, Gli anni selvaggi, album uscito da pochissimo in tutte le edicole e che continua il viaggio nel passato di Dylan Dog. Ai testi e alla sceneggiatura troviamo Barbara Baraldi, mentre alle matite Nicola Mari. L'incontro con il vecchio amico musicista Vincent Left apre un lungo flashback in cui Dylan ricorda l'esperienza probabilmente della tarda adolescenza, da Rodi della band emergente Bloody Hell, di cui proprio Vincent faceva parte. Questo è un periodo selvaggio per Dylan, carico però di ideali e aspettative. La Baraldi gestisce molto bene più linee narrative, innanzitutto quella della giovane band e dello scontro fra i suoi componenti, che culmina con l'allontanamento di Dylan dalla vita on the road, allontanamento tragico e causato da una ragazza, elemento che rimarca gli stilemi classici delle avventure dell'inquilino di Craven Road. Ci sono però anche momenti ambientati nel presente, in cui la scrittrice inserisce sapientemente elementi del folklore musicale e l'incontro, anni dopo, l'esperienza di Bloody Hell, fra lo stesso Dylan e Vincent in una clinica di riabilitazione. Barbara Baraldi indugia benissimo sull'aspetto musicale della storia, ma non dimentica quello orrorifico. Il catalizzatore del plot, infatti, sarà un disco chiamato The Killing Machine, il cui ascolto provocherà violente reazioni nella gente. Questo svelerà non solo il retroscena del ritorno in auge di Vincent, aiutato dalla misteriosa agenzia chiamata La Macchina, ma anche il retroscena sull'episodio che coinvolgeva la fiamma di Dylan, di cui abbiamo parlato prima, Emily, e che aveva portato lo stesso Dylan all'allontanamento dalla musica. Il nucleo di questo 364 è allora una riflessione intelligente e cruda sulla fama e sull'immagine pubblica. Quando la rabbia della gioventù svanisce, subentrano il dolore, che comparirà in maniera tutt'altro che figurata nei dischi di Vincent, e l'incapacità di staccarsi dal successo diventandone assuefatti. Vincent spiega a Dylan di non potersi permettere di essere un semplice ingranaggio nella macchina del successo e di poter sacrificare qualsiasi cosa pur di sentirsi nuovamente acclamato dal pubblico. Il ritorno al successo di Vincent è però passeggero. L'intervento della misteriosa agenzia alla macchina, tramite una sua agente, non solo salva Dylan per il rotto della cuffia, ma serve anche a spiegare proprio all'indagatore dell'incubo come la macchina del successo inghiotta qualsiasi artista nel momento in cui il prodotto proposto non è più commercializzabile. La solida sceneggiatura della Baraldi viene supportata in maniera superba dalle matite affusolate di un Nicola Mari in stato di grazia che rende benissimo l'atmosfera tesa e nervosa di una gioventù bruciata. Pur continuando nel solco degli ultimi tre albi, Dylan Dog 364, Gli anni selvaggi, spicca per personalità, sfruttando quel folklore musicale che, per un personaggio di cui spesso si rimarca l'estrazione britannica, non è mai stato sfruttato a dovere. In definitiva, possiamo dare un bel 8 al lavoro svolto alla sceneggiatura da Barbara Baraldi e un bel 9 al lavoro svolto alle matite da Nicola Mari, vero valore aggiunto di questa. 9 anche per la cura editoriale, la capacità di accoppiare, cioè, un disegnatore come Nicola Mari, proprio una sceneggiatura che spicca per personalità. Alla prossima, amici di Manga Forever e Stay Geek!